Signora Battilana, quali sono le sue reazioni alle prime condanne a New York per Harvey Weinstein? Beh, sono felicissima di finalmente vedere della giustizia arrivare in questa vicenda e logicamente non è ancora finita, ci sarà un caso che si aprirà a Los Angeles molto presto dove farò una test e parlerò di quello che è successo a me nel 2015 e possibilmente utilizzeranno anche le registrazioni che ho fornito e sono riuscita a ottenere collaborando con la polizia. Abbiamo sentito Esatto. queste registrazioni in cui il produttore insistentemente le chiedeva di andare in camera da letto, e evidentemente di avere un incontro sessuale con lei, più volte, e lei ha rifiutato. Esatto. E lui ha ammesso anche di avermi toccato e assalito nel suo ufficio il giorno prima. Quindi diciamo che è una prova molto, molto scottante. C'è un'ammissione registrata di Weinstein. Ecco, Esatto, la sua testimonianza esattamente. è particolarmente preziosa anche contro quella parte di opinione pubblica che l'avvocato di Weinstein ha cercato in qualche modo di tirare dalla sua, che tende a Esatto. colpevolizzare le vittime e a dire: ma in quel sistema voi comunque avevate dei benefici, prendevate, dei vantaggi dall'assecondare, le voglie del cosiddetto orco, quindi adesso parlate troppo tardi. Che cosa diciamo a queste persone? Io posso tranquillamente dire che questa persona è molto molto manipolativa, cerca di capire quali sono i tuoi punti deboli e cerca di spaventarti con tutte le possibili cose che può fare, che poteva fare, essendo una persona di molto potere, e che finché una cosa non succede direttamente sulla tua pelle, è meglio non colpevolizzare o andare contro a delle persone che già stanno vivendo un trauma e stanno rivivendo un trauma per poter portare questa situazione nella giusta direzione. Senta, signora Battilana, ora Quindi aspettiamo il processo a Los Angeles, che è importante, in cui lei potrà finalmente testimoniare. Già però la sentenza di ieri, insomma, ah, sì, ha cambiato il corso della storia, cambiato il sicuramente. corso della storia, e lei è stata parte attiva a questo cambiamento. Pensa che sia un inizio questo? Anche È per un lei, eh? inizio certamente, no, sì, certo, io sto riprendendo la mia vita in mano, sono sempre stata di spirito combattivo, sapendo qual era la verità e portandola a buon fine, per fortuna. C'è tantissimo lavoro da fare, io in questo momento mi trovo a lavorare con molte organizzazioni che stanno cercando di cambiare legislazioni qua in America e sperando poi in altri posti nel mondo. Riguardo a come maneggiare le situazioni del genere, con donne che vogliono proseguire con la giustizia e magari vengono purtroppo poi, prese in malo modo, e vorrei cambiare quello, vorrei non, avere nessuno passare quello che io ho passato nel 2015, non avendo abbastanza, si può dire, power, forza in questo. E questa cosa le ha anche procurato dei problemi per la sua carriera, oppure è riuscita a superare questa fase? La sua vita ora Ah, com'è? sì, nel 2015, dopo averlo denunciato, praticamente perso tutto. Nei giornali venivo descritta come una ricattatrice, una prostituta, una persona che voleva solamente diventare famosa riguardo la situazione che stava succedendo. Io sapevo che comunque prima o poi quelle registrazioni sarebbero uscite fuori e le ho fatte uscire fuori. E come si può dire, ho perso tutto, il mio sogno di vivere a New York, la possibilità di fare la modella, che poi per fortuna nel 2017 con queste registrazioni esposte da Ronan Farrow, per fortuna sono riuscita a riprendere la mia vita in mano. Certo. Logicamente ancora c'è molta gente che ha un po' di paura nei miei confronti nel poter, diciamo, lavorare completamente con me, però spero che riescano a capire che ormai la parte dei buoni sta vincendo e che loro debbano farne parte. Senta, lei ieri era proprio alla corte, no? Di New York. L'abbiamo Sì. proprio vista là.
la sua sensazione nel momento in cui ha visto questo uomo, che tanto dolore le ha procurato, essere condannato da una corte americana? È come ritornare ad avere tutti quegli anni che ho perso e ritornare a vivere, risentirmi viva. Lui sembrava incredulo, sensazione... come se non se lo aspettasse. Probabilmente nella sua testa crede ancora di essere quella persona di potere che non poteva essere toccata da nessuno. Un invincibile. Ma solamente pochi mesi fa lui ancora era in ristoranti dove cercava di parlare a donne, quindi probabilmente non si rendeva conto di cosa stava succedendo. Pensavamo tutti che fosse una persona molto intelligente, ma si è dimostrato il contrario.